Si chiama Caramelle la canzone che Pier Davide Carone e Idi Arjack hanno cercato di portare sul palco del prossimo Festival di Sanremo, senza riuscirci, però. Questo brano sulla pedofilia, infatti, è stato scartato, ma sta comunque vivendo la sua vita fuori dai canali festivalieri e sta riscontrando tanto successo anche tra i colleghi. C' è una canzone di cui si sta parlando abbastanza nonostante sia tra quelle escluse dal Festival di Sanremo. Si tratta di Caramelle, il brano che ha visto collaborare tra loro Pier Davide Carone e Idi Arjack, che hanno tentato di convincere Claudio Baglioni, direttore artistico della Kermesse, con un brano dal forte sapore sociale, forse sulla scia di quanto lo scorso anno fecero Ermal Meta e Fabrizio Moro o Mirko e il cane tra i giovani. Un'esclusione che ha fatto parlare, perché il pezzo poteva fare la sua figura sul palco dell'Ariston, dove avrebbe portato il tema della pedofilia e che Idi Arjack e Carone hanno comunque voluto regalare ai propri pubblici pubblicandola su YouTube, dove in pochi giorni ha raccolto oltre 130.000 visualizzazioni, un po' di commenti e anche qualche endorsement importante. Il significato di Caramelle la canzone è il racconto di due bambini, Marco di 10 anni e Marika di 15, due storie diverse, ma unite dalla stessa conclusione. Sono due racconti difficili, come difficile è trattare in pochi versi un tema così ampio, che vedono bambini protagonisti e vittime di un adulto che promette le famigerate caramelle. Marco si trova da solo su un pontile e viene affiancato da un adulto, mentre Marika prende un passaggio da un uomo che non conosco. Dammi la mano bambino e vieni nel bosco, no che non sono un estraneo, io ti conosco, vengo dal tuo stesso posto, a cui si aggiunge nel mio silenzio il ricordo di cose più belle, il colore delle stelle, mentre prendi la mia pelle. In cambio un sorriso e due caramelle. Tutti i complimenti dei cantanti, pur si scartato il pezzo, ha comunque avuto una certa cassa di risonanza tra il pubblico, ma anche tra i colleghi che nei giorni scorsi hanno voluto esprimere belle parole per la canzone. Questa canzone è vera, ha scritto Ermal Meta, mentre i Negramaro hanno scritto che è un bene che se ne parli e se ne canti cancelletto canzone contro la pedofilia. Tra coloro che hanno scritto di Caramelle ci sono Giorgia Potente e Delicata. Cancelletto Caramelle, complimenti ragazzi, un tema difficilissimo trasformato in canzone con grande sensibilità e bravura. I nomadi, la pedofilia è una piaga dell'umanità. Nei miei viaggi umanitari all'estero ho visto la disperazione e il vuoto negli occhi dei bambini violati. Tutto ciò non deve accadere. Ascoltate questa canzone, vi toccherà il cuore, ma anche Gigi D'Alessio e Tiro Mancino, che hanno scritto un lungo status su Facebook e tra un festeggiamento e un altro ti imbatti in una canzone come Cancelletto Caramelle di Pier Davide Carone e Idi Arjack. Come padre e uomo ho sentito arrivare i brividi dietro la schiena. Il duro tema trattato, l'abuso sessuale sui bambini, ha trovato, grazie ai suoi autori, parole e immagini che scavano in profondità e lasciano il segno, riuscendo a non essere mai retoriche o banali. Vi consiglio di cuore di ascoltarlo con attenzione. Era stato presentato al Festival di Sanremo 2019 ed è stato scartato. Perché? Non me lo so spiegare davvero. C' è sempre bisogno di canzoni autentiche come questa, che sappiano andare a toccare temi che forse si preferisce nascondere. L'arte è anche guardare in faccia ciò che fa paura, trovando le giuste parole per descrivere e arrivare al cuore. Affinché la sofferenza di chi subisce determinati atti privi di umanità non sia mai dimenticata. Condividetela ragazzi.